Salve a tutti gli affezionati al canale AirDrive 2.0. Dopo una lunga guerra iniziata 20 milioni di anni fa, in cui razze come Rettiliano, Lilian e Draco e altre furono coinvolte in una lotta disperata per le differenze biologiche e per impadronirsi dei pianeti con risorse, la galassia raggiunse finalmente un periodo di pace. Guidato da Tiamat, la benevola regina dei Draco, si creò un sistema di pianeti che servirebbe come una specie di deposito di materiale genetico con flora e fauna di altri mondi. Questi pianeti erano chiamati biblioteche viventi. Uno di loro era chiamata Terra. Tiamat quindi viaggiò nel nostro pianeta e creò una gigantesca razza umanoide androgina il cui compito era di salvaguardare questa biblioteca vivente. Questa nuova razza si chiamava Namlu, la prima razza umana. Erano alti dai 4 ai 5 metri, erano qui 200.000 anni prima dell'arrivo degli Anunnaki. Diverse civiltà si riferiscono a loro nei loro registri, come titani o padri degli dèi. Sebbene le concezioni delle loro origini a volte varia da un autore all'altro, le loro caratteristiche tendono a coincidere. I Namlu erano quasi onnipotenti, esseri di sorprendente chiaroveggenza e telepatia, con la capacità di muoversi verso dimensioni parallele. Come ho appena accennato, la concezione circa l'origine dei Namlu è stata affrontata da vari autori, tra questi lo scrittore e saggista francese Anton Parks, autodidatta dell'ufologia, della teoria intraterrestre, dei rettiliani umanoidi e della civiltà sumerica. Basato sulle sue indagini, Parks descrive questa razza prodigiosa. Fu creata dagli stessi Cadistu, una razza di antichi assemblatori di vita che uniscono il patrimonio genetico di numerose specie. L'uomo originario, come viene chiamato da Parks, era un essere superiore ai suoi creatori, che combinava perfettamente i poteri di cui era stato dotato sia fisicamente che psicologicamente. Capace di leggere i pensieri di chiunque, poteva cambiare tonalità. Per esempio, quando aveva un senso di difficoltà o pericolo, acquisiva una sfumatura rossastra. L'essere umano originale si è evoluto dalla settima alla terza dimensione. Aveva il controllo assoluto dei suoi chakra. Questo gli ha permesso di comunicare con gli altri istantaneamente senza bisogno di aprire bocca. Oltre ad avere un dialogo con altre forme di vita diverse dalla sua, aveva anche un corpo eterico che rifletteva l'essenza divina della sorgente originaria della vita. Namlu significa immensi esseri umani. Una delle sue principali abilità era quella di spostarsi rapidamente da un luogo all'altro. Questo era possibile attraverso l'uso del Merkaba, parola che in ebraico significa carro, che sarebbe come un veicolo per lo spostamento di energia che un essere vivente può proiettare attraverso un processo di chakra e anche utilizzando l'energia. Secondo Parks, in egiziano, Merkaba significa collegare lo spirito e l'anima. Questo campo luminoso emanato dalla reazione a catena nelle particelle atomiche del loro corpo attivava il Merkaba. Una volta fatto ciò, la nozione di presente, passato e futuro non esisteva per loro. I Namlu non avevano capi, poiché erano strutturati in un unico ordine sociale. Riuscivano anche a muoversi tra dimensioni utilizzando un campo di tachioni, che è un'ipotetica particella inspiegabile capace di muoversi a velocità superluminose formando vortici temporali. Ma per quale motivo sono stati creati? Come ho accennato all'inizio del video, era per essere i guardiani del nostro pianeta, che a quel tempo fungeva da biblioteca vivente. Altri autori utilizzano il concetto di giardino planetario. L'obiettivo di questa biblioteca o giardino era quello di raccogliere e preservare le conoscenze genetiche. L'esistenza dei Namlu è stata anche legata alle tradizioni orali degli antichi popoli africani, come i Lumbe dello Zaire, che dice: gli anziani dicono che all'inizio del mondo Dio creò l'uomo e gli diede la responsabilità su tutte le creature. Quest'uomo lasciava la sua casa ogni giorno, molto presto al mattino, per visitare le proprietà di Dio, cioè tutto ciò che è qui sulla terra.
e tornava sempre a casa molto tardi, di notte e molto stanco. Ma nonostante la sua grande fatica, ha dovuto fare questa relazione a Dio sullo stato di salute di tutte le creature. Essendo i guardiani della Terra, cosa è successo? Si sono estinti? O si trovano in qualche parte del multiverso di cui non siamo a conoscenza? A questa domanda Parks risponde: credo che i Namlu abbiano un'esistenza perpetua da qualche parte nell'Angal, che sono le dimensioni superiori, presumibilmente i veri esseri di luce, dove avremmo il nostro posto riservato dopo la morte. Anche se non si sa con certezza perché hanno lasciato il nostro pianeta, si pensa che se ne siano andati quando sono arrivati gli Anunnaki per decisione propria. Dopo che i Namlu hanno abbandonato la Terra, gli Anunnaki hanno manipolato geneticamente gli ominidi che erano sul pianeta, fino a quando ci hanno creato per un capriccio. Si stabilizzarono e controllarono l'umanità, venendo considerati come dei. Oggi c'è chi sostiene che abbiamo ereditato geneticamente le cellule dei Namlu, di cui siamo pieni di mutazioni che ci porteranno in futuro a saltare come fecero i primi umani tra le dimensioni. Sia l'origine che la storia dei Namlu sono rivisitate in antichi testi apocrifi di molte tradizioni, documenti risalenti alla stessa epoca delle scritture bibliche, ma che non sono state accettate dalla Chiesa perché metterebbero in discussione la versione ufficiale. Come ad esempio potremmo citare il testo gnostico noto come il libro segreto di Giovanni che li dettaglia. I Namlu sono stati fatti dai creatori a immagine del Dio della fonte. Non hanno mai aperto la bocca per parlare, poiché usavano la telepatia. Erano estremamente colti e conoscevano numerosi dialetti. Per concludere, non pensi che questa storia sia veramente affascinante o pensi che sia solo una favoletta? Vi lascio ai vostri commenti. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.